Allora, abbiamo da festeggiare il millesimo video di Potere Robotico. Oh. E con cosa festeggiamo? Festeggiamo con un ritorno, un mid-clock. Aspettando, aspettato dallo straccione. Quindi, qui, tutti quelli che dicevano, sensei, si rimangia la sua... Ma non rompete il cazzo, eccoli qua. Eccoli qua i mid-clock. E adesso veniamo a sottoscrivere un contratto. Va bene? Sì, io voglio bene. Intanto lei beva. Ecco. Il contratto è quello che i mid-clock ritorneranno sul potere robotico e troviamo questa forma... Questa forma diplomatica, no? Dove i mid-clock meno importanti rimarranno di mercoledì. Okay. Quelli importanti potranno andare anche di domenica. Pomeriggio. Importanti cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Cavalieri d'oro, divinità, magari un Pegasus con un'armatura figa, adesso lo so. Sempre a seconda della discrezione però del presidente. Più o meno. Ah, ok. Più o meno. Va bene. Quindi ora per il millesimo video abbiamo questo mid-clock che era da tempo che aspettava di essere analizzato e abbiamo un Andromeda V2. Questa è la V2. E X, perché nel frattempo era uscita anche la V3, però noi abbiamo la V2 okay. Ed è uscito tanta roba, però giusto per analizzare partendo dal totem. Partendo dal totem, così siete contenti che c'è anche il totem. Esattamente. Poi magari facciamo vedere solo il totem. Beh, la figura, mamma mia. C'è un po' di ipora. Madonna mia. Ma è bella così. Sì, è rimasta lì dei mesi. E quindi fondamentalmente dentro cosa abbiamo? Abbiamo ancora la figura. Sì. Non lo so, perché. Non lo so, dato che lì da un po'. Sì. C'è? Bene. Sì, c'è. Ecco, qui vediamo Andromeda in tutta la sua... È tutta lilla. Sì, un nella po'... Nella sua mascolinità, si può dire. Beh sì, o nella sua mascolinità. In tutta la sua mascolinità. Abbiamo qui le mani, le espressioni facciali e il ciuffo, perché lui lo possa indossare, avere il ciuffo con l'elmo. Con l'elmo. Diadema. Ecco, più che elmo è un diadema. Abbiamo il secondo vassoio con fondamentalmente parti dell'armatura, del totem e la catena, la Nebula Chain e Thunder Wave. Esattamente, e forse anche in versione di difesa. E poi qui abbiamo alcune parti del Mid-Clock stesso più Dyson. Esattamente, quindi perché non andare anche... Non faccia saltare i tocchi... Che è la cosa che rompe più coglioni. Sì, perché è un po' anche il problema del blister, fondamentalmente. Che deve tirare via, salta via un pezzettino Che tra l'altro, poi magari quando fai una cosa. Cazzo, l'ho perso! Dov'è? Va sotto un altro e non te ne accorgi. Il discorso dei totem con la action figure prenderebbe anche un suo senso se anche magari secondariamente uscissero i vestiti. Per i nostri i personaggi. Poi probabilmente i vestiti ci sono in un mercato diciamo parallelo o comunque non ufficiale, perché tra l'altro Bandai ai tempi che furono ci fece uscire il dragone e Seiya in versione plain cloth, ossia vuol dire con i vestiti e basta, e l'action figure e il box, come si chiama, lo scrigno. Sì, lo scrigno che però naturalmente dentro l'armatura non c'era, se no, non certo. Una piccola figurina che rappresentava il clot stesso. Ora dico una cosa io da assoluto profano dei mid-clot. Adesso non ricordo se abbiamo già recensito un altro mid-clot femmina. Non me lo ricordo. Ma lei sta cadendo in un tranello. No, lei sta andando poi in una strada che non è giusta. No, no, perché non lo sa. È femmina o non è femmina? Shun è un maschio. Pensavo che lei lo sapeva o non. No, sapeva. Allora, Sni, nel senso che Sni è maschio. No, mi lasci finire. Ah,
Beh, nella una delle ultime serie, che penso fosse, non so se era live action o comunque. Ma lei dice quello in CGI? Esattamente. No, lì hanno scelto una femmina. Esatto, infatti stavo per. Perché, infatti io non vorrei che lei fosse stata influenzata da Netflix. No, perché io dico, guardando il totem vedo il seno. Ok, ma c'è una ragione. Perché l'armatura è quella di Andromeda, della regina Andromeda. Ah, e quindi si gonfiano le tette. È una donna. No, la regina Andromeda è una donna. È una donna. Ok. Che nel mito si è sacrificata per, come posso dire, salvare il proprio popolo ed è stata mangiata dal Kraken, uccisa dal Kraken. Questa armatura infatti si lei vede, mi scusi solo se la interrompo, infatti lei vede l'armatura stessa, il cloth stesso, c'è la catena, è ricoperto dalle catene che la blocca proprio per simboleggiare il sacrificio che la regina Andromeda ha fatto per il suo popolo. E quindi nella versione, diciamo, totem ricorda l'effigie, le forme di una femmina. Esattamente, esattamente. Poi il clot, quando indossato, perde questa funzione del seno. Della tetta. Ah, quindi è un transgender. Non... La questione sta nel fatto che un cavaliere può essere sia maschio che femmina. Però assolutamente chi merita sì. Poi l'armatura tramite, come si dice... ci sarebbe poi una cosa che differenzia i maschi dalle femmine. Ok, ci sarebbe anche quello che poi dopo viene un po' perso. Esattamente, esattamente. Comunque, se uno riesce a meritarsi l'armatura per cui fa l'addestramento e poi anche uno scontro finale per avere l'armatura... E tu dici, ed è chiaro che in sostanza... Non dico, allora, chi vince quel combattimento o comunque chi merita l'armatura, non dico che è proprio il predestinato, ecco, ma, sto ben arrivando, ma comunque... c'è qualcosa che lo avvicina a quello. Naturalmente Shun è predestinato o comunque ha meritato dopo l'addestramento l'armatura di Andromeda. Quindi lui ingarzò. Beh, lui aveva 15-16 anni. Quando hanno addirittura 14 anni, l'unico che ha 15 anni, che è un anno più vecchio degli altri, è suo fratello Ikki. Ok. Che tra l'altro la particolarità, soprattutto che riguarda il manga, l'anime viene specificato meno, anche se anche nell'anime sono tutti fratelli. Però Ikki, cioè il cavaliere di Fenix, e Shun, cavaliere di Andromeda, sono fratelli sia di padre che di madre. Mentre tutti gli altri sono fratelli di padre. Lei dice nel manga, allora, ma anche nell'anime. No, allora, secondo me nel manga, l'ho letto da poco, sono tutti figli di Kido. Tutti. Sì, fratelli di padre, non di madre. Ok, ma anche Ikki. Sì, anche infatti Ikki. Però ho detto che lui e Ikki sono fratelli anche di madre, non solo di padre. Ah, giusto, sì, cioè hanno la stessa madre. Sì, infatti però io ho detto, loro hanno la particolarità rispetto a tutti gli altri, sì, che sono sì, fratelli sì, sì. di padre. Hanno la stessa madre. Hanno anche la stessa madre. Sì, sì, sì. Solo che essendo la stessa madre e non essendo gemelli, Ikki è nato un anno prima circa rispetto a Shun e quindi è un po' più grandino anche a tutti gli altri. Shun purtroppo o per fortuna è un cavaliere molto particolare e molto gentile e quindi... Ma finiremo di raccontare la sua storia quando sarà clottato. Ah, ok. Oh, sapete una cosa? Ce lo dica in diretta. E mi hanno ricordato quanto i midcloth sono difficoltosi da fare. Ecco, voglio dire una roba ma non la dico. No, la dica. No, la dica. Abbia il coraggio di dire. Lei dà le colpe allo straccione. Poi invece chi non vuole fare midcloth. No, lei si dovrebbe assumere le sue responsabilità. Io adesso ho sottoscritto un contratto che lui mi sembra più che come il contratto con gli italiani. Esatto. Quando lei e lui quando gli scrisse questi sappiamo. Contatti li mantenne, quindi sì, comunque
Abbiamo il cavaliere di bronzo di Andromeda con la sua armaturina. Con la sua armaturina nella versione 2. Sappiamo che nel corso dell'anime evolve dalla V1, passa alla V2, per poi passare alla V3, yes. Per poi passare alla V4 divina. Cioè, ce n'è finché uno vuole. E ha visto che i pettorali sono diminuiti. Sì. Sì, de Gepu. Non ci sono più. Tra l'altro, uno degli errori, col senno di poi, ma già anche al tempo, che farò sempre un po' fatica a perdonare a Ivo De Palma, o comunque alla produzione del tempo che fu, che fecero un lavoro encomiabile dal punto di vista del lessico, assolutamente, che è stato qualcosa, probabilmente uno dei momenti più alti del doppiaggio sui cartoni animati, sì, degli anime, è stato uno, probabilmente uno dei momenti più epici e più gagliardi che si siano mai toccati. Mi sono caduti però in un errore che è sempre quello dei cavalieri dello zodiaco dei nomi, perché che cazzo, se lui lo chiami Andromeda è chiaro che la sua armatura sarà Andromeda, ma se durante l'anime lui tira fuori il bigliettino che doveva andare per prendere l'armatura di Fenix sull'isola delle Regine Nere e ti chiami Andromeda, secondo te quale armatura mai dovrà indossare se non quella di Andromeda? Ma vaffanculo. Però lui ha questa, lui sa che ha dato quella risposta, Ivo De Palma ha risposto a questa domanda: perché avete dato questi nomi ai cavalieri? Mm-hmm. E lui ha detto: era per semplificare le cose, perché era un cartone animato che doveva andare ad una platea di ragazzini tra gli 8 e al massimo i 15 anni, e mai si sarebbe aspettato che 30 anni dopo dei quarantenni gli avrebbero rotto il cazzo su una roba che si chiama internet, che all'epoca non sapeva neanche cos'era, per i nomi che lui aveva scelto. E mi sembra che la risposta che abbia dato è più che legittima. Va bene, e ha perfettamente ragione, però è chiaro che è comunque una scelta tra virgolette strana, però non volevano confondere i ragazzini con... Poi si sono accorti anche magari... mentre si evolveva il cartone animato, che quella scelta lì forse era stata una cazzata. Sì, perché io comunque la prima volta che al tempo su Odeon, sì, quando lo che noi facevamo le medie, se lei sì, si sì, facevamo le medie, e che eravamo rimasti subito folgorati da questo. Sì. Però io quando ho visto, ma che cazzo, già anche dal primo episodio, bellissima anche tutta l'ambientazione, la sceneggiatura, eccetera. Figa, c'è una delle prime diciamo investiture a cavaliere che è proprio Pegasus, Seiya di Pegasus, e che cazzo si chiama Pegasus, ho detto, ma secondo me comunque la vincerà quella cazzo di armatura. Però vede l'inghippo in quel momento lì è che il fatto è che l'armatura non la chiamavano l'armatura di Pegasus, la chiamavano solo armatura di bronzo. Chi vince l'armatura di bronzo, cioè chi vince questo scontro vincerà l'armatura di bronzo. Beh, e hanno tolto, l'hanno chiamata dopo. Ah, ok. Però è chiaro che aveva le fattezze. E poi lui si chiama Pegasus. Se in Grecia devi vincere un'armatura. Invece sappiamo che il suo nome originale era Seiya. Esatto. E tra l'altro, lui si chiama Seiya, però S-E-Y-A, mentre la serie si chiama Senseiya, però con la I in mezzo. Quindi non c'è un dualismo del protagonista che dava anche il nome alla serie in sé, perché Senseiya non era scritto nello stesso modo che era il suo nome, comunque. Ah, sì? Eh sì, perché... Ah, questo non l'ho mai notato. No, perché se lei... Io penso di ricordare che Seiya, il nome, veniva scritto S-E-Y-A. Ah no, S-E? Sì. Y-A. Mentre invece... Come ce l'hai in mezzo? Non sono mica convinto. Che nel... Mentre invece nel... Chiaramente nel titolo ecco, S-E... Y-A. E... Ma secondo me c'è anche... Non lo so, però io non... Vabbè, comunque... Infatti poi ho detto, allora forse proprio Seiya non dà proprio il nome, ma... Non so bene come c'entri questa cosa, però mentre invece quello del doppiaggio italiano purtroppo secondo me sarà un problema che si è perso, sì, addirittura con la nuova, poi dopo con la nuova serie del sia del Santuario che dell'Inferno, hanno voluto comunque mantenere quei nomi per avere la continuità, una logica in continuità. Che poi, diciamo. Vabbè, ad esempio,
al dragone gli hanno dato anche un nome, Sirio il dragone. Sì, perché probabilmente Crystal, il cigno. Esattamente. Non si è capito perché poi alcuni invece gli hanno voluto dare un nome particolare. Però boh, vabbè, così anche, è andata. Così, e così ce la ciucciamo. E così ce la ciucciamo. Ad esempio Toro. Toro, cioè, sì. Capricorno, Virgo era Virgo, Gemini, vabbè, è chiaro che sì, il segno zodiacale al quale tu sei, diciamo, predestinato, comunque ti può dare una sorta di epiteto o di nomignolo, però non deve essere il tuo nome quello ufficiale. Comunque, vabbè, non. Andiamo a rompere le palle al nostro Ivo De Palma, che comunque ha fatto un lavoro in ogni caso pur sempre lodevole e ancora oggi molto goduto e acclamato. Allora, il midcloth in questione ha l'armatura, soprattutto per quel che gli riguarda gli spallacci, anche gli avambracci, le ginocchiere e gli schinieri, sono tutti in metallo, anche buona parte della pettorina tranne il diadema e la cintura. La V2 ha comunque una copertura per quel che riguarda il corpo ancora abbastanza limitato, mentre invece già dalla V3 in avanti la copertura del corpo è molto maggiore. Non parliamo dell'armatura divina, che è superiore, vabbè, addirittura ha un'armatura d'oro. C'è una spiegazione per il fatto che la V1 era più coprente, tra virgolette, rispetto alla V2. Vabbè, allora, se noi parliamo di V1 anime è un discorso. Anime. V1 manga erano nudi, non c'erano neanche le scarpe, no, esatto, erano praticamente nudi, invece per quel che riguarda l'anime avevano dato una livrea molto più ficcante agli 80, esattamente. E salta fuori il fatto che le V2 li hanno semplificate rispetto alla V1 anime perché erano più facili da disegnare. Ah, ok. E soprattutto perché, cioè, i caschi integrali davano dei problemi nella, invece coi cavi e du spunto facevano la sveglia. Assolutamente sì, e anche perché poi ricopiavano completamente il discorso del manga. Sì. Erano più simili. Poi, al di là di questo, naturalmente Andromeda Shun è uno dei pochi saint o cavalieri che erano dotati di un'arma, fondamentalmente. Sì, esatto, è vero, perché di solito vanno sganassoni, però alcuni, pochi, hanno un'arma. Lui ha l'arma e ha la catena di Andromeda, che si può dividere in catena di attacco e catena di difesa. La catena di difesa è, diciamo, alloggiata nel braccio lungo il braccio sinistro, mentre la catena di attacco è alloggiata nel braccio destro. È chiaro che la catena aumentava le proprie dimensioni e la propria velocità a seconda della potenza del cosmo del cavaliere in questione, e soprattutto quanto lui espandeva il suo cosmo. Chiaramente sia la catena di difesa che la catena di attacco sono catene, cioè sono armi dall'incredibile potenza, ma non è, come si diceva poi in separata sede, il colpo più potente di Shun. Che il colpo più potente di Shun, chi è appassionato anche di astrologia sa benissimo che all'interno della costellazione, e quindi presuppongo addirittura, qui probabilmente adesso vado a dire una cazzata di quelle, che oltre a essere la costellazione di Andromeda dovrebbe rappresentare anche una galassia Andromeda. Comunque all'interno di questa costellazione non so cos'è una nebulosa. Ecco, e qui andiamo nel però la nebulosa di Andromeda, cioè, è un ammasso di gas, di movimento, insomma, comunque qualcosa di particolarmente violento e quindi all'interno di questa costellazione c'è questa nebulosa che si propaga e si muove all'interno di questa costellazione, e quindi quando lui utilizza il proprio colpo alla massima potenza, un po' come la pienezza del dragone per Sirio, lancia questo colpo che fondamentalmente raggiunge un apice, un picco di potenza che potrebbe probabilmente, anzi supera la potenza di un cavaliere d'oro normale, non di un cavaliere d'oro che magari può essere... Ma diciamo che nelle logiche comunque dei cavalieri è che il tuo cosmo non ha un limite. No.
se tu lo sai espandere a bomba, puoi, puoi arrivare anche a avere un picco di arrivare anche più a una divinità. Con il tuo cosmo più sei potente. Devi, sì, devi saperlo gestire molto molto però bene. È chiaro, naturalmente un cavaliere di bronzo ha un cosmo minore e fa più fatica, eh? Un cavaliere d'oro nasce già con una, la capacità di gestire un cosmo più potente. Però non è detto che uno però non è detto, esatto, può, se riesce a gestirlo può assolutamente sconfiggere, come vediamo anche nel cartone animato, un cavaliere d'oro, che probabilmente gli unici due, no, tre cavalieri d'oro che vengono realmente sconfitti con un colpo a bomba sono Pesci, Acquario e Cancro. Sì. Gli altri sono tutti escamotage, diciamo, riescono a saltarci fuori. Allora, neanche il Capricorno. Ma il Capricorno, la questione del Capricorno sta nel fatto che Sirio si deve sacrificare, come anche Fenix con Virgo. Sappiamo che però Virgo ritorna, sì, perché lui è più gagliardo, o comunque ha una, ma in realtà allora ha una non cosa è, di dimensioni. Non è che, fondamentalmente Icky aveva portato... in un'altra dimensione, cioè, mentre invece il dragone con Capricorn l'ha proprio portato fino all'esplosione, arrivare alla sua costellazione. Però sappiamo che poi Capricorn, volendo, poteva anche liberarsi, sì, però non lo fa. No, decide di immolarsi, dare l'armatura d'oro a Sirio, dargli un calcione, buttarlo giù e dire: io mi sacrifico perché ho capito che tu meriti di difendere Atena, io no perché ho fatto lo stronzo. Esattamente. Il cavaliere dello zodiaco, quello è anche uno dei momenti più toccanti dei cavalieri dello zodiaco, perché è vero che c'era già stata la morte di Fenix. Okay. Però quando muore Sirio ti dà proprio l'idea che probabilmente non torna più. Perché tutti piangono, anche Libra piange. Era diversa. In realtà poi dopo sappiamo che tanto non so. No, beh, vabbè, i protagonisti no. No. E che altro volevo dirvi? Direi basta. Sì, non c'era una un po' lunghina, sì, appena, c'era una cagata che volevo dirvi su Shun. Ah beh, Shun poi figa, una delle sue particolarità più importanti signor Lobo è il fatto che, avendo un animo molto gentile, è predisposto per essere la reincarnazione di Ade. Perché Ade si rincarna solo in un personaggio molto puro. Positivo. Sì. Più che positivo, puro. Puro, puro. Perché Ade, comunque, essendo un dio, è comunque un essere puro, e quindi Shun è talmente nobile d'animo che è la persona più pura che ci sia sulla... Poi dopo qui Viper si potrebbe, con il bondage, sbizzarrire. Vabbè, le catene, la donna, vabbè. In mille modi, comunque sia, amici e amiche dei Cavalieri dello Zodiaco e dei Midcloth, non temete. Noi siamo con voi, ne vedremo ancora, ne vedremo delle belle. E questo V2 comunque ve lo consiglio, ma se proprio dovete scegliere, forse la soluzione migliore e che è più equilibrata di tutte è la V3, perché la V4 è talmente carica che potrebbe anche stonare. Vabbè, però è la divina, quindi sì, però anche da gestire, mentre la V3 forse per usabilità, per bellezza anche del clot in se stesso, e soprattutto anche per usabilità e portabilità, probabilmente la V3 forse è una di quelle che si caratterizza per essere l'equilibrio migliore per quel che riguarda le armature dei cavalieri di bronzo. Ora basta, perché ho rotto il cazzo. Vaffanculo.